Dai nostri obiettivi ce li siamo posti nel 2007 quando la proprietà acquistò la società. Abbiamo detto piano piano, un passo alla volta, ci siamo prefissi degli obiettivi, li abbiamo un po' anticipati come aspettativa, siamo molto felici di questo e ogni anno cerchiamo di alzare il livello delle nostre squadre. Questo per noi è la cosa più importante, parlo agonisticamente, nell'agonistica. Per quanto riguarda la scuola calcio, che abbiamo ricostituito una società che stava andando un po' in declino, anche se aveva lavorato bene negli anni precedenti, noi abbiamo ridato quel colore che serviva a questo quartiere, quindi siamo molto fieri di questo, a prescindere dal numero che facciamo, che abbiamo 400 unità come scuola calcio e al 250-260 di agonistica, penso che abbiamo raggiunto in 5 anni con la proprietà obiettivi importanti. Noi, a prescindere che abbiamo fatto questa società esclusivamente per dare veramente un qualcosa, un contributo notevole a quello che è il quartiere, anche perché è uno dei quartieri più popolosi di Roma. Allo stesso tempo abbiamo improntato sulla dinamicità e sulla sveltezza e sull'intelligenza del ragazzo che già è scaltro nel farsi la borsa, mamma ci penso io, sembrano piccole cose che poi alla fine compongono il puzzle. Il genitore che viene al campo e investe sul proprio figlio per un futuro importante non lo deve fare, perché è una sconfitta iniziale, in partenza. Se il bambino viene al campo e si istruisce, ascolta gli insegnanti o ascolta qualcuno che ha giocato a calcio a certi livelli, è capace che qualcosa può riuscire, ma deve essere sgombro da quello che sia la televisione, da quello sgombro da quello che siano le chiacchiere dei genitori, mio figlio è più bravo di quell'altro. Io non le concepisco, mi sto battendo facendo molte riunioni con i genitori, però onestamente non puoi mettere a posto 400 bambini e 800 genitori, è molto difficile, però piano piano sono sicuro e consapevole di questo che ci riusciremo per gran parte. Noi abbiamo i bambini 3 ore a settimana, quindi su 2 sedute da 1 ora e mezza li vediamo veramente molto poco. Il sabato li guardi 1 ora, ma c'è la partita, quindi hai poco da insegnare e tanto da vedere e da guardare. E loro sono i veri referenti per quanto riguarda l'aspetto educativo e collaborare con loro secondo me è la prima mossa per cercare una strategia comune di intervento riguardo a certe piccole problematiche che sono inside nella loro età, stanno crescendo, quindi incontrano i primi problemi. Quando ci avviciniamo in queste fasce d'età, dobbiamo aver chiari quali sono gli obiettivi del nostro lavoro, tra virgolette. Gli obiettivi fondamentali sono soprattutto sociali, quindi l'integrazione, la cooperazione e la socializzazione. Dopodiché ci occupiamo di calcio in maniera sempre ludica e formativa. L'allenamento varia, pensiamo alla loro fascia d'età, quindi dai 10 ai 12 anni, il livello d'attenzione non è sempre ai massimi livelli, quindi se non proponi delle cose divertenti decade l'attenzione e perciò gli esercizi risultano banali e noiosi. Cercare sempre di variare dalle esercitazioni tecniche e analitiche, diciamo, quindi ognuno con un pallone, alle esercitazioni più globali, a 2 o 3 elementi. E esercitazioni simili alla gara, quindi partitelle in varie forme, perché poi alla fine ci si allena per giocare a calcio e fare le partite. Cercare di separare gli obiettivi tecnici nei fondamentali e sollecitarli tutti a volta, uno per volta, nell'arco delle settimane. Ripetere sempre la stessa seduta di allenamento è noiosa, prima per noi istruttori e poi per loro, quindi a livello di risultati otterremo molto poco. Variare sempre però avendoci ben chiari gli obiettivi che ci prefiggiamo.